Si chiama PSL, acronimo di Programma di Sviluppo Locale. Attraverso i suoi fondi si finanziano iniziative a sostegno del territorio. Su questo fronte è impegnato il GAL Baldo Lessinia, che in occasione dell'inaugurazione della nuova sede a Grezzana ha fatto il punto sull'attività focalizzata a raccogliere idee, esigenze e proposte del territorio con l'obiettivo di delineare progetti per lo sviluppo della montagna veronese. Un connubio forte tra il privato e il pubblico e la gente, gli amministratori che hanno capito che bisogna lavorare in squadra. I risultati ci sono stati, sono convinto che potremmo interpretare ancora meglio quello, la volontà di usufruire di questi fondi, perché abbiamo dimostrato che non siamo abituati a dilapidarli, abbiamo dimostrato che siamo abituati a spenderli come lo vuole il cittadino. Così è stato realizzato il volume Baldo e Lessinia, 7 anni di progetti, una pubblicazione che racconta attraverso sintetiche spiegazioni e molte immagini suggestive gli interventi realizzati dai beneficiari con le risorse economiche del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL Baldo Lessinia. Più di 100 interventi che hanno portato circa 13 milioni di euro sul nostro territorio. Credo che questo sia un ottimo risultato. Colgo l'occasione proprio per ringraziare i soci pubblici e i soci privati che sono intervenuti. Insieme stiamo creando un nuovo PSL che porterà ulteriori risorse al nostro territorio montano. La presentazione del volume è avvenuta nella sala consiliare del comune di Grezzana in occasione appunto dell'apertura della nuova sede del GAL Baldo Lessinia. Durante il settennato PSL 2007-2013 sono stati assegnati quasi 8 milioni di euro che hanno generato investimenti complessivi per 12 milioni e 400 mila euro nei 37 comuni su cui opera il GAL. Oltre 100 i progetti realizzati da parte dei beneficiari che hanno contribuito ad arricchire il territorio, soprattutto quello montano, a renderlo più fruibile per gli abitanti e più interessante per i visitatori e i turisti. Per me è stato un risultato veramente efficiente, prima di tutto, e poi valido, perché abbiamo fatto queste app scaricabili anche sui telefonini, che il turista può scaricare, trova gli itinerari, trova tutto. E poi abbiamo fatto, col secondo bando, abbiamo fatto dei pacchetti turistici in 5 lingue, distribuiti in tutta Europa, possiamo dire, con la collaborazione di Tour Operator. Un altro esempio è la realizzazione della struttura destinata a biglietteria, sala conferenze e laboratorio temporaneo per la ricerca per studiare i primi risultati degli scavi della grotta di Fumane.